Il primo elemento è la cassetta degli arnesi, il secondo è il rubinetto, il terzo elemento è la mano. Sono Massimo, il manutentore del campeggio. La cassetta degli arnesi è l'elemento principale del mio lavoro perché mi serve per fare la manutenzione alla maggior parte delle cose del campeggio. Con questa mi posso permettere di inventare e fare cose che altrimenti non potrei fare. Ci sono una varia serie di cacciaviti, a chiavi a pappagallo, chiavi a brugola, pinze. È un po' la mia scatola magica che mi aiuta, un po' un cilindro che mi aiuta in tutte le mie peripezie qui dentro. Il rubinetto invece rappresenta l'intervento più frequente che mi capita da fare come riparazione. C'è anche tante cose da fare, tipo potature o rimessa a posto di varie delle strutture che ci sono dentro il campeggio, ma le cose più frequenti sono le riparazioni dei rubinetti e delle cose che è inerente all'idraulica. Ho scelto la mano perché gli interventi manuali che ci sono da fare qui sono molti e quindi la manualità aiuta molto a fare queste svariate riparazioni. Questo lavoro mi è sempre piaciuto tanto, anche se potevo fare come ho fatto da studente, ho fatto ragioneria e però non mi andava assolutamente da andare in banca, ma mi piaceva più stare all'aria aperta e a contatto con le persone, non dietro una scrivania o qualche altra cosa. Ci vuole anche resistenza fisica, quindi deve essere una persona che gli deve piacere camminare, perché di chilometri ne fa tanti, perché deve spostarsi da un angolo all'altro del campeggio per fare le varie riparazioni e manutenzioni. Ieri sono arrivata a 18.000 passi e siamo all'incirca sui 13 chilometri. Quindi questa è la routine di tutti i giorni. Qui non si può avere tutto a disposizione, tipo una ferramenta o qualche altra cosa del genere che ti può fornire subito delle cose. Quindi devi anche inventarti delle riparazioni.